Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi scritizzo tutti. Sono qui oggi a presentarvi uno squad builder di una serie A con un modulo 4-3-3-3, se non erro. Sarà una serie A di circa 57k, contando il cambio di ruolo e gli stili intesa. Quindi, serie A 57. Crea la tua rosa 4-3-3. Mi sono trovato molto bene col 4-3-3-3, che è molto difensivo e il CC funge anche da trequartista. In porta abbiamo Marchetti. Marchetti pagato 5.000-2 un po' di tempo fa. Ha fatto solamente 347 partite con me, quindi è stato uno dei miei primissimi acquisti che ho fatto per migliorare la difesa. In difesa abbiamo un difensore centrale della Serie A, brasiliano, si tratta di Guan. Alla sua destra mettiamo Chiellini. Guan pagato 2.000-2, ha fatto 4 gol in 143 partite con un assist. Chiellini pagato 8.100 durante il market crash con 15 partite e un gol. Come terzino sinistro trovato in un pacchetto abbiamo Marcelo, dovrebbe girarsi intorno ai 8.000k Marcelo. Un ottimo terzino a mio avviso, con 82 di velocità, 67 di visione, 80 di passaggio, 84 di dribbling, 81 di difesa e 70 di testa. Mi è piaciuto davvero parecchio. Come terzino destro abbiamo l'immancabile, forse uno dei migliori della Serie A, si tratta di Abate. Abate 93 di velocità, veramente velocissimo. Come primo CDC mettiamo Marchisio. Possiamo anche cambiarlo e metterlo qui, anche se mettendolo qui crea più intesa. E secondo CDC De Rossi. De Rossi pagato 2.200, ha fatto 8 gol e 8 assist. Invece Marchisio pagato 4.400, ha fatto 10 gol e 25 assist. È un ottimo assist man. Abate pagato 2.100. Come CC mettiamo Vidal immancabile. Perché? Perché è un ottimo CC, un ottimo centrocampista, uno dei più completi secondo me, anche, e questa settimana è uscita addirittura la sua versione IF, quindi non, niente male. Ha fatto 6 gol e 5 assist in 15 partite, in totale totalizzando 11 gol complessivi, davvero niente male. Come la sinistra, l'immancabilissimo è Sharawi. Sharawi pagato 3.900 sempre durante il market crash, con il suo 80 di tiro permette di realizzare grandissimi tiri dalla distanza, di insaccarli nell'incrocio. Per lui 5 gol e 4 assist, ovvero un 5 gol e 9 gol in totale. Come alla destra, che ho ancora come esterno destro nella sua carta, abbiamo Cuadrado. Ho scelto stile intesa predatore perché la velocità non serve aumentarla, e ho scelto di aumentare il tiro e il passaggio, che per una ala sono molto fondamentali, soprattutto se uno come Cuadrado che ha già 93 di velocità, quindi aumenterebbe a 69 tiro e 79 di passaggio. Ha realizzato 24 gol e 20 assist, in totale 44. Ottimo, direi. Come attaccante io preferirei Ibarbo. Perché è velocissimo, ha un'ottima testa e un ottimo dribbling. Nonostante sia alto 1,88 m, dimostra di essere molto forte fisicamente e anche molto rapido. È il mio attaccante prediletto, diciamo. Mi ha realizzato 65 gol
e 20 assist in 68 partite. Quindi ha fatto un totale di 95 gol realizzati in solo 68 partite, cioè una cosa abominevole. Victor Ibarbo pagato 1.600 con lo stile intesa finalizzatore che aumenta tiro e testa, se non erro, sì, perfetto. Quindi arriverebbe a 76 di tiro e a 78 di testa, davvero niente male. Ed ora passiamo alle clip di questa squadra. Come potete vedere da queste clip, è una squadra molto veloce, diciamo. Con questo tiro micidiale di De Rossi, ho registrato una partita contro livello estremo contro il Milan e altre in amichevoli. Volevo dirvi che questa squadra non è una squadra perfetta, perché comunque a volte potreste trovarvi scoperti sulle fasce. Perché? Perché, diciamo, non essendoci degli esterni ed essendoci solo delle ali, qua vedete che bel gol di El Shaarawy, delle ali che comunque stanno molto più avanzate rispetto a un esterno, e quindi potrebbero lasciare scoperti i terzini che bisogna averli veloci, veloci e reattivi e anche agili. Per esempio, Abate è un ottimo terzino in questo modulo perché è veloce, è agile ed è soprattutto reattivo. Marcelo è anche egli un ottimo terzino, secondo me. Un'altra cosa da dire è che comunque questa non è una squadra da prima divisione. Perché? Perché è vero, sì, che ci sono giocatori bagati come Ibarbo, ad esempio, Cuadrado, che sono molto veloci, velocissimi anzi, e che hanno discreto tiro. Però non diciamo che se incontrate giocatori che sanno usare bene diciamo le fasce, cercare per esempio una penetrazione centrale come si deve, riuscireste a trovarvi in difficoltà. Altro da aggiungere, comunque, i difensori centrali sono veloci, quindi recupererebbero molto in fretta la posizione, soprattutto Chiellini, soprattutto non Chiellini, Juan, secondo me è un buon difensore centrale, è brasiliano e è anche buono di testa. Però la difficoltà che ho riscontrato è stata quella dei calci d'angolo. Infatti, con 3 partite non ho segnato con loro sui calci d'angolo. Forse questa è un'altra pecca di questa squadra. Come potete vedere, bel tiro di Cuadrado. Chi altro da aggiungere? A volte potreste. Il difensore centrale, come in questa occasione, esce dalla sua posizione per andare a marcare e si ritrova scoperta quella parte di campo. Però sulle ripartenze non avrete dubbi perché ci sono 3 giocatori, tutti e tre il reparto avanzato, sono entrambi tutti e 3 veloci, quindi vi permetterebbe di fare delle ripartenze micidiali, anche degli 1-2, incredibili. Vedete questa azione ad esempio, 1-2, incredibile, poi passaggio lungo, Cuadrado, cross, pallonetto, rete. Bene ragazzi, questo è il voto, la mia squadra gli do un 8. Vi ricordo ancora una volta di commentare con qualche aggiustamento a questa formazione. Vi ricordo di guardare tutti i miei video. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mamma mia, che errore!